Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay. Ci eravamo lasciati qui e guarda caso ragazzi, siamo nuovamente con Olly e Benji. Bene, possiamo andare avanti e andiamo a vedere che cosa succederà. Non mi ricordo qual è la partita. Tra le altre cose non sono né Olly né Benji questa volta, perché sono due squadre diverse. Andiamo a vedere. Ah, se non sbaglio questa è l'Italia e quello non mi ricordo. Ma è quel portiere, questo portiere qua è dell'Italia, quello non mi ricordo. Comunque, bando alle ciance e cominciamo a giocare una nuova partita. Chi non ha visto il mio video di ieri sera, che è il primo della serie, vada a riguardarsi. Ah no, ma questa è l'Inter, perché c'è Rob, non è l'Italia, ricordavo, ma cosa è il portiere italiano, forse quello. Comunque c'è Rob ragazzi e stiamo perdendo 1-0. Il miglior giocatore è Rob. E proviamo subito il suo spettacolare tiro. Allora ragazzi, praticamente se viene parato tipo. Chi non ha visto il mio primo video su questa nuova serie, vada a vederselo, perché ho fatto veramente un video direi eccezionale, visto come ero gasatissimo. Sono gasatissimo tuttora, anche se ho un po' di mal di gola, ma questo non mi impedirà di esultare al momento del gol. Leva di mezzo, c'è anche lui che ha un tiro potentissimo, lo vediamo subito in azione. Entra in rete, ed entra in rete, il gol del pareggio, mamma mia, 1-1, l'Inter pareggia alla grandissima. Non ricordo, allora io non ricordo contro chi è, ma se non vado errato dovrebbe essere il Milan, perché io mi ricordo che la partita, almeno nel cartone, la partita d'esordio di Rob è stata giocata appunto contro il Milan. Quindi se questa è la partita di esordio di Rob, che per chi non lo conoscesse è questo qua, fallo, rigore, me lo sono meritato. E vediamo un po', infatti non so come si battono i rigori. No, non si può fare. Palo, devo tirare subito, niente. Ragazzi, mi sono mangiato un rigore. E prendilo. Attenzione a lui. Grandissima parata del nostro portierone. Appunto, come ho già detto. Gli stava arrivando. Vediamo se il nostro portierone la parerà. Il più grande portiere che ci sia. E lui si impegna. Che parata. Non ci provate neanche, il portierone parerà tutto. È il portierone della nazionale italiana. E però mi calci per bacco. Mi sono proprio stufato, andiamo in attacco adesso. Scivolata. Grandissimo passaggio in avanti e fallo mio. Ho sbagliato, sto fatto come so fallo io ragazzi. Una scorrettezza piuttosto praticare. Siamo a un 10 al secondo tempo, dovrei vincere. Sto ben angolato sto tiro. Un ottimo passaggio, grande passaggio in avanti per Rob, evi un avversario in area di rigore. Ma che cacchio fai Rob? Maledizione! No! Può esserci il gol della sconfitta! Il portierone! Speriamo che il nostro portierone la pari! Impegnati! Malevamangul! Il portierone sei, cazzo!
Levati. Vai Rob, sfondagli stavolta finalmente. Dai, dai, dai. Dai, cazzo, mancano 30 secondi. Dai. Subito, subito in avanti. Verso Rob. Rob, la palla di rigore è dentro, stavolta non puoi sbagliare. Rob, non sbagliare con il peggio al 20 secondi. Manca 20 secondi, cazzo, manca 20 secondi. Da gol, Rob, il suo primo gol con l'Inter 2-2. Grandissimo gol di Rob. Mamma mia, questo gioco casa un macello. Partiamo subito in avanti. Passa della Rob, passa della Rob. Arriva sto palla, Rob. Arriva in area di rigore, ma che prima chiede palla e poi mi deludi così, Rob. Lost time. C'ho poco tempo, qualcuno lo fermi. Grandissimo intervento. Rob. Rob, sei tutti noi. Ma che cazzo fai, Rob? Niente ragazzi, è finita, c'è il timeout, c'è il supplementare. Mamma mia. Però è un peccato da qua non mi fa tirare. Dai Rob, stavolta libero di questo giocatore. Niente, ci abbiamo provato. Dai, entra! Dai! Maledizione, ha rischiato un macello. Ok, ripartiamo da qui ragazzi. Grande passaggio per Rob, ma non ci è arrivato. E parate la maledizione. Difficile però sta partita, oh, cioè è più difficile giocare agli altri giochi. Scatto in avanti, sulla fascia. Rob, in buona posizione. Carica il suo destro micidiale. Rob, 3-2, Rob. Porta in vantaggio l'Inter, mamma mia. Per chi se lo stesse chiedendo, come faccio a sapere l'Inter? Perché ho visto il cartone, non lo so mai. Quindi, per logica, Rob, quando è arrivato in Italia, ha giocato nell'Inter. Nelle giovanili, veramente, dell'Inter. Dobbiamo stare molto attenti. E lo sapevo, finiamo così. Rob, alzati! Vai Rob! Ah, meno male. Madonna, mi è andata di gusto. Fine primo tempo, supplementare. Andiamo col secondo tempo. Madonna. Grandissimo. Rob è libero. Evita con un salto la scivolata. Ah, ti do il rigore. No, vabbè. Secondo l'arbitro questo non è rigore, chi sta fallo invece? Certo, arbitro, certo. Dai così, continuiamo. Benissimo. Anche lui per fare un suo gol. Vediamo il gol del 4-2 di questo ragazzo. Mamma mia, è il gol del 4-2, mamma mia, 4-2. Un gol di fuoco, eccezionale. Mamma mia ragazzi. Mamma mia, è scivolata, no, liscio. Grande passaggio, grande difesa, mamma mia, come mi casa giocare. Arriva Rob. Evita con un salto il suo marcatore. Con un altro salto. Effettua un tiro sbagliatissimo. Ci abbiamo provato. E no caro mio,
Rob ci prova da lontanissimo per il 5-2. Vai così Rob! No, viene parato Snob. Grande intervento di Rob. Ci riprova pure l'aria, non molla. Ecco Rob, è angolatissimo il suo tiro, viene parato da questo grande portiere, anche da subito 4 gol, però diciamo. E questo è un brutto fallo, vabbè, mi interessa. Mamma mia. Grande apertura sulla fascia. Mi hanno segnato un gol assurdo per il 4-3. Che cacchio di gol era? Vabbè. Ci ho provato da centrocampo, niente, non ce la fa. Ma Rob ti scatena. Ma ragazzi, quanto sono casatissimo. Mamma mia, paradona ancora, mancano pochi secondi alla fine tanto. Ole, Rob intercetta un pallone. Time out, vittoria mia per 4-3 e ragazzi è stata una grande, grandissima partita, come sempre io gasatissimo, questo gioco è veramente potente. Va bene ragazzi, allora vediamo un attimino, andiamo avanti come ieri. Però questo video lo finisco qua, dopo che ha segnato quello sconosciuto, due gol e due sconosciuti, insomma. Bene, ragazzi, qualcuno è migliorato. Non so quello che c'è scritto. Comunque ragazzi, bene ragazzi, per questo video è tutto. Quest'altra partita è eccezionale, Oli e Benji, è stata un delirio, mamma mia, è emozionante sto gioco, non so se la musica, i movimenti, non lo so, è bellissimo. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, condividetevelo, portate nuovi iscritti al canale, ricordate di passare dalla mia community, dalla mia pagina Facebook, dal mio sito internet, anche se nel mio sito internet metterò, penso, solo tutorial, allora non lo so, devo pensarci. Comunque se volete faccio un salto, passateci pure. Per oggi è tutto ragazzi. Anzi no, può essere che dopo uscirà un video, chi lo sa. Alla prossima, ciao!